7 miliardi e 300 milioni di euro di investimenti per la rete elettrica italiana per abilitare la transizione energetica e favorire l'integrazione delle fonti rinnovabili in un sistema sempre più articolato e complesso. Con il piano strategico 2020-2024 approvato dal CDA prosegue l'impegno di Terna che raggiunge il livello di investimenti più alto di sempre con un incremento di circa il 20% rispetto ai 6,2 miliardi di euro del precedente piano strategico. Ne parla l'amministratore delegato e direttore generale di Terna, Luigi Ferraris. Il nuovo piano strategico di Terna prevede un significativo aumento degli investimenti, soprattutto in Italia, finalizzati a supportare la transizione energetica. In particolare prevediamo di investire oltre 7 miliardi di euro in 5 anni nel nostro Paese. Nell'ambito di questi 7 miliardi di euro sono previsti 900 milioni di euro di investimenti in innovazione e digitalizzazione. Sono investimenti chiave perché sono abilitanti per poter supportare una transizione che prevede un aumento significativo, ci aspettiamo un aumento significativo dei punti di generazione nel sistema paese e un aumento della complessità, il che richiede una trasformazione tecnologica che interna abbiamo già avviato in questi ultimi anni e che sarà necessario completare nei prossimi anni nell'ambito dei 5 anni di piano di cui stiamo parlando.